Ben ritrovati cari amici condomini a questo nuovo appuntamento di Pausa Condominio, una pausa nella nostra giornata per parlare di questioni condominiali. Oggi tratteremo un argomento che riguarda tutti i professionisti del mondo condominiale, ma non solo, perché a Roma l'11 maggio prossimo si terrà un importante evento dal titolo Condominio in Fiera e ce ne parlerà il presidente, nonché l'organizzatore, l'avvocato Marco Quagliariello in collegamento da Roma. Benvenuto Marco. Buonasera a tutti, salve Isidoro Grazie e grazie Marco, insomma per il vostro invito. grazie a te per aver Allora, accettato il nostro invito. Ecco Marco, questo evento molto importante che si chiama Condominio in Fiera, che cosa prevede? Soprattutto una domanda che ti faccio in anteprima, cosa bolle in pentola? bollo in pentola, tante cose bollono in pentola. Allora, Condominio in Fiera, l'11 maggio 2024 si terrà a Roma, al Salone delle Fontane. Ed è arrivata la quarta edizione. È un vero successo perché diciamo che con il passare degli anni sempre più professionisti si ritrovano come appuntamento in questa edizione, in questa fiera che raggruppa il mondo del condominio. La cosa che ho pensato al momento in cui diciamo che ho ravvisato la necessità di creare un appuntamento del settore per fare il punto e per capire quali potessero essere le migliorie da portare in campo in questo tipo di nel mondo del condominio. Nello specifico adesso ci attendono le CER, le comunità energetiche. Se ne parlano sempre, se ne parla spesso anche in televisione, di come rendere efficientemente come rendere energeticamente efficiente i nostri condomini. Io so che a E questo evento finisco soltanto, scusate, sì. rischiamo di affrontare un altro problema come il superbonus. Certo, infatti io so che nell'evento che hai organizzato interverranno diversi politici. Ecco, quali sono le più importanti domande o soprattutto quesiti che girerete sicuramente ai politici che interverranno, se ce ne puoi anticipare qualcuna? Guarda, ne ho diverse. Allora, la prima cosa è volevo rappresentare al mondo della politica l'esistenza degli amministratori di condominio, perché ogni volta che fanno delle leggi di bilancio o ogni volta che si parla di normative non prendono mai in considerazione le necessità di chi gestisce l'edilizia, gli immobili di edilizia privata, cioè ovvero i condomini. E quindi quello che porteremo all'attenzione sul tavolo della politica e delle comunità energetiche è ai politici, è rappresentare ai politici come sia stato difficile, come la normativa attualmente è difficile, come è difficile realizzare le comunità energetiche attualmente sui condomini. Tant'è che non ci sono comunità energetiche nei condomini, realizzate nei condomini in Italia. E questo è il recepimento di una normativa europea che ha previsto delle disposizioni proibitive per l'Italia. Cioè, ti faccio un esempio pratico. Certo. Il contratto associativo che dovrebbero sottoscrivere i condomini che prendessero parte ad una comunità energetica. Non c'è neanche una bozza di questo contratto associativo. Com'è possibile? E poi hanno trovato anche altre forme tipo autoconsumo, ma Certo. uguale. Cioè, nel senso, ad oggi le comunità energetiche sono realizzate esclusivamente su edifici pubblici. Dove c'è una maggioranza di partecipazione del comune o sopra le caserme o delle scuole, ma nessun condominio in Italia. Perché? Ecco Marco, una domanda che ti voglio girare io, tu che sei un esperto di questo ambito, di questa materia. Si corre il rischio nella creazione delle comunità energetiche di creare le stesse problematiche che di fatto hanno bloccato tutti i progetti dell'ecobonus? Cioè, quando inventiamo o quando creiamo una normativa, siamo pronti a recepire la normativa, soprattutto in rapporto a quelli che i condomini italiani oggi possono essere pronti a poterla recepire? No, ad oggi non siamo pronti ed è per questo che ho voluto fortemente indirizzare questo evento invitando diversi politici perché più che porre a loro delle domande, io vorrei rappresentare a loro il mondo del condominio. Secondo me molte di queste persone neanche vanno alle loro assemblee condominiali.
e quindi difficilmente si possono rappresentare le discussioni che ci sono in ambito condominiale, anche se poi magari delle volte sono come quelle che accadono in Parlamento. Purtroppo però, sì, a volte sì, certo. Cioè io quello che voglio fare è rendere noto a chi governa il paese, a chi ci aiuta a gestire la res pubblica, le problematiche che ci stanno nel momento in cui loro devono pensare una normativa. Oggi sulle comunità energetiche non sono state i condomini non sono riusciti a recepirle perché è difficile l'attuazione e la creazione di una comunità energetica tra condomini. Cosa blocca di fatto la creazione della comunità? Qual è il problema che secondo te deve essere necessariamente superato? Il problema principale, per assurdo Isidoro, è il costo. Ad oggi io, per realizzare una comunità energetica sul lastrico solare del condominio, devo spendere il costo di 5 anni di energia elettrica. Ma ti faccio un esempio su un semplice pannello, ok? Installare un pannello fotovoltaico sul lastrico solare del condominio di 3 kW e mezzo con un accumulo di 5 kW, perché poi dopo l'ascensore e le luci funzionano certo. La notte, praticamente avremo un costo di ci aggiriamo sui 15.000 euro. Una scala paga all'anno 2.500-3.200 euro di corrente, io devo anticipare per un anno, col fatto che poi dopo gli sgravi fiscali li rivedrò tra 10 anni, non c'ha senso, non ha senso. E quindi prendono piede tutte quante quelle iniziative private, perché poi dopo sul privato magari l'italiano si sente più disposto ad investire. Quali sono con l'occhio che poi dopo gli rimarrà, che avrà più tempo perché ha 10 anni di sgravi, certo, come e investimento anche l'energia elettrica che magari non utilizza e che rivende. Certo, quali sono le più importanti forme di garanzie che i condomini devono chiedere o a società private o a enti pubblici? Allora, se parli di installazione della realizzazione delle comunità energetiche, non si tratta tanto di garanzie, si tratta di, secondo me, di opportunità e di necessità e opportunità. Cioè, il discorso qual è? Ad oggi la CER non vede la possibilità di far entrare nella legge riguardo alle comunità energetiche delle società che magari potrebbero fare degli investimenti, cioè quindi ed avere controvalore l'utilizzo del lastrico solare, cioè il condominio cede in comodato d'uso il lastrico solare, la società realizza un lastrico solare più ampio rispetto a quello che necessita il condominio, da una parte riprende in proventi, dall'altra restituisce al condominio l'energia elettrica gratis. Questo potrebbe essere un giusto connubio che farebbe realizzare allora, però bisogna prevedere l'inserimento, per quanto riguarda il costo che è ad oggi esorbitante, l'inserimento di società che possono magari fare commercio su questo tipo di settore. Invece, recependo la normativa europea, dove è previsto soltanto un consumo esclusivamente per andare ad abbassare quella che è la bolletta, quindi non prevede la possibilità di guadagni per altre società, ad oggi non rende possibile, il costo dell'operazione non è reso possibile, perché poi dopo ci sta anche tutti quanti gli ulteriori costi che ci stanno tra tasse, dichiarazioni e balzelli vari. Questo certo. non è ad oggi conveniente. Certo, questo è vero, però magari visto che all'evento che stai organizzando parteciperanno dei politici, si può iniziare a parlare delle case che si costruiranno in futuro in maniera tale da evitare le problematiche che si sono verificate oggi con le case esistenti, con i condomini esistenti, perché il problema di fondo, come dicevi tu, è nell'organizzazione degli spazi per renderli più funzionali a questa evoluzione delle case, cosiddette case green. Ecco, ma all'evento che stai organizzando, l'evento è aperto solo agli amministratori di condominio o invece ad altri esperti della materia condominiale? Guarda, l'evento è aperto a tutti i cittadini, perché vogliamo fare formazione ed informazione. Ad oggi non c'è una cultura sul mondo del condominio, ci sono tante voci, quindi è importante che prendano parte a questo evento cittadini. Sul nostro sito ce ne sono già 200 cittadini iscritti, la maggior parte sono di Roma, però c'è anche qualcuno di Firenze e di Napoli.
Poi dopo ci sono avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, anche perché devono capire, anche se già intravedono il mondo del condominio, il punto di vista di chi gestisce il condominio, anche dell'amministratore, dei tribunali che ci sono, e soprattutto agli amministratori di condominio, per fare appunto in questo caso la formazione. Noi vogliamo fare formazione per gli amministratori di condominio e informazioni per tutte quante le altre realtà. Vogliamo diffondere l'esistenza di questo specifico settore che fino ad oggi è stato oltremodo sottovalutato. Certo, l'augurio e l'auspicio è che ci sia soprattutto un'evoluzione della categoria degli amministratori e che Sicuro. possa avvicinarsi a questo mondo che cambia soprattutto in vista di un efficientamento energetico sempre più importante preso in considerazione dalla nostra politica. Io ringrazio l'avvocato Marco Quagliariello per essere stato in collegamento con noi e per averci parlato di questa importante funzione del condominio in termini di risparmio energetico. Grazie Marco e speriamo di rivederti Grazie a te, presto. Sidaro. Io Grazie. ringrazio l'avvocato Marco Saluto tutti quanti. Quagliariello, ve lo ricordo, presidente nazionale dell'associazione Apice, nonché organizzatore dell'evento Condominio in Fiera, previsto per l'11 maggio prossimo venturo a Roma. Soprattutto invito amici che ci seguite da casa a seguire tutte le nostre puntate di Pausa Condominio su Delta TV, il canale 83 del digitale terrestre. Noi siamo in onda da lunedì al venerdì alle ore 14.30 e alle ore 22. E soprattutto se avete delle domande da farci potete scriverci al nostro indirizzo email redazione@oggicondominio.blog o mandare un messaggio via WhatsApp al numero 333 41 33 289. E soprattutto auguro a tutti una buona vita in condominio.